Ed eccoci qui per un'altra serata dedicata allo SNES in questo aprile SNES, Super NES, Super Nintendo, quello che è, insomma, dai. Comunque questo qui, 16-bit Nintendo, fighissimo, mi piace un sacco. Ciao Magnum CDI, tra l'altro, anche lui apprezza tantissimo il Super Nintendo. Il gioco di oggi è Draculax, è Dracula X. Questo l'abbiamo comprato usati, mio fratello me lo ricorda. Cosa mi è rimasto oltre la cartuccia? La scatola in condizioni decenti, accettabili. Il contenitore della cartuccia in sé meno decente, meno accettabile, però anzi decente accettabile con tanto di prezzo in lire sbregato via qua. Ah, è così, l'altra parte il cartone non è che sia una roba durevole, però ok, ci sta. Tra l'altro ho preso anche i cacciaviti per aprire le cartucce e così cambiare le batterie di backup in modo da tenere il salvataggio dei giochi anche così, per non perdere, più che altro, perché è bello. Dracula X abbiamo visto qualche giorno fa, non mi ricordo esattamente, Castlevania, Super Castlevania 4, o forse lo vedremo, perché magari sta appunto da qua, l'ho registrata invertita, vabbè, fa stesso. In questo episodio comandiamo Richter Belmont. Vediamo andare a far fuori tutti i cattivi, dai, insomma, stiamo a raccontarci tante cose. Dracula X dovrebbe essere uscito anche per PC Engine. E, però la versione Super NES ovviamente inferiore a quella PC Engine, perché povero Super Nintendo, dai, insomma, però si difende bene, secondo me. Non è uno dei miei castelli. Mi è più utile questo? No, forse meglio il coltello. I Castlevania hanno cominciato a piacermi da Symphony of the Night. In realtà mi piace solo Symphony of the Night, tipo. No, forse era meglio Lascia. Che adesso Lascia. E porca. No. Bene. Ma sapete benissimo come funziona. I cuoricini che qualsiasi gioco il cuoricino è la vita, in Castlevania il cuoricino invece sta ad indicare un colpo per l'arma speciale, che in questo caso vediamo in alto a sinistra nel cerchio che racchiude anche la vita nostra. Quello sotto credo che sia la vita del boss, non sono mai arrivato al boss di questo, in realtà sì. Mi pare una volta. Sì, perché mi ricordo. La pasta del lato 2. Questo l'ho giocato prima. Anche questo l'ho giocato prima. E è colpa mia che mi sono andato sotto. Buona. Questo l'ho giocato prima per capire quanto fosse difficile e era abbastanza per me. Purtroppo era così. Ma visto che riflessi incredibili che ho. Quindi non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Sì, sono arrivato al boss e sono arrivato all'atto 2, che è quello con la musica bella, cioè, è bella in realtà con la musica classica del Vampire King. Ho anche questa, scusa, cioè, infatti, se magari le usassi. Mi serve il qua, preferisco Lascia. Mi sembra più pratica. Con il tasto sopra, la X, posso lanciare e... Vabbè, ormai tengo questo perché questo non voglio raccontare, gli racconto sto qua, niente. Beccati questo. Uistola! Ah, incredibile, no? Qua si cade e ovviamente si cade e si muore, ma sono contento di aver registrato questa performance incredibile. Esattamente, ovviamente per caso, quella lì cade perché sono con la M maiuscola. Beccati questo, infedele. E siamo giunti al boss, che mi farà un paiolo tanto perché ho pochissima vita. E vabbè, pazienza. Sì, forse questo è meglio perché... Beh, sembra che sia il lupo mannaro il boss di questo. Cerchiamo di raccogliere un po' di... Andiamo a picchiare
giusto, eccolo qui, eccolo qui. Non è quello che c'è, quella specie di arena, no? Ah, fantastico. Ah, molto bello. Eccolo qua. Beccati questo. A differenza di Simon, non riesce a far roteare. Sì, comunque è la riga del bosco, quella lì. Se io tengo premuto il tasto di frusta, non la fa roteare, ma la tiene. Non fa niente in pratica. È stato Simon a imparare a far roteare la frusta. Probabilmente aveva più tempo, forse, che ne so, se non mi ricordo. Comunque, Alucard è il mio personaggio preferito dei Castlevania, tant'è che è tipo Symphony of the Night, cos'è il 36esimo di Castlevania, che ne so, becca di qui. Ah, ma non dire che ti becco questo perché non funzioni. Però questo sì, hoppe. Se magari colpisco giusto. Oh, no, attenzione. Mi spiace perché miagolo come un gatto, ma mi piacciono tanto i gatti, che è un problema in alcuni giochi, tipo Magic. Perché in Magic c'è una carta che genera gatti. No, peccato, ero quasi perfect. E quando mi attaccano quei gatti io non paro mai, quindi alla fine muoio perché io sono un amante degli animali, specialmente dei gatti. Ma. Oh, un cuore che non è vita, ma. E allora attacco speciale. Attacco e solare energia, col tasto speciale consumo un bel po' di cuori, ma un super attacco. E c'è la. Che soddisfazione raccogliere queste robe. Questa è la nostra password. Questa è la nostra password, quindi bisognava scriverci, non so, cuore, ascia, pozione, che ne so, e fare un rettangolo 3x3. Un rettangolo, sì, vabbè, insomma, dai, una griglia 3x3, non sono neanche capace di parlare. Stage 2. Cioè, magari c'è la mappa che va fino in fondo, eh. E qua c'è la. Classica musica Vampire Killer, mi piace tantissimo. Come si chiamano quei cosi lì? Che sono anche in Castlevania Symphony of the Night. Stavo giocando qualche giorno fa perché volevo portarlo su. Volevo portarlo nel canale, ma credici, insomma. È un gioco che dura tantissimo. Deficiente. È un gioco che dura tantissimo e tra l'altro non so neanche se sono in grado. No, ne avevo giocato. Perdevo sempre i boss. Ah sì, perché non ho armi speciali. Perdevo sempre i boss a Symphony of the Night, sia quando ero giovane, sia che adesso in queste cose di prova. Symphony of the Night, vabbè, insomma. No! No! Facciamo almeno il ponte, dai, che dite? Mi sembra decente. Lo scopo di queste puntate, come tutti i miei video, è quello di impararvi le cose. No, dai, basta, basta saltare. Salta come Knight Arthur di Ghost and Goblins. Salta e poi è là. Però ogni tanto mi vengono qualche trick riflessivo interessante. Prima salta e poi mi sposto avanti. Ponte elevatoio che si leva. Beh, ah, non è che è saltato da solo. Ho detto, Dio, cosa ho fatto? Molto. Ah, questo qua è molto carino. Graficamente è molto bello. Un po' scuro per me perché non memorizza più la luminosità. Questa povera TV. Vabbè, ci sta. Quante vite ho? Due. Fantastico.
Questo può essere Vampire Killer, mi pare. Uina. Ovviamente provateli tutti, questi giochi del Super Nintendo, questi giochi che vi sto portando, perché... Ah, Flash. Perché sì, dai, gli si vuole bene a Super Nintendo. Coltello. Oh, questo ha un'arma... micidiale. Anche qui i mostri ci sono in... dai, quello di Alucard, Symphony of the Night. Io qua, perché mi ricordo che ero morto qua per questo? E per questi anche. Aspetta, lui aveva... poteva saltare... come faceva? Fare lo scatto indietro? Secondo me sarebbe... aveva un po' di coltellate. No. Vabbè. Ok, 5 colpi servono. Purtroppo questo lievissimo disturbo OCD. Questo lievissimo OCD. O DOC, dico, ma secondo della lingua. Beccati i miei coltelli. Miracle Blade, no, mamma mia, che botta che ho preso. Qui là, attenzione, sto per muoro, ma oppa, mamma mia. Deve essere un salto brutto e in realtà è un salto più bello. Oh, adesso, secondo me sarà il boss da qua un po', credo. E vabbè. Come faccio a colpire questi? Ah sì, mi sono distratto guardando. Faccio colpire un pollo arrosto. Ah, è vero che c'hai la vita sotto forma di polli, come ne picchiatura a scorrimento. Ah, adesso mi sono imbambolato, cioè, basta, finiamola qua. Quante vite ho? Ah, sono giusto l'ultima, ok, a posto. Boss! Ah, a posto. Anche questo qua me lo ricordo vagamente. Preso da... non ho neanche un'arma. Quante volte devo colpire? Il gioco di domani? Tra l'altro è bellissimo perché non sono riuscito a capire come funzionava il boss. No, aspetta. Sì. Però sembra di andare abbastanza bene. No. Urca. Spero che di fargli... del danno, perché no, secondo arco cane, no, secondo me gli faccio danno solo quando è pipistrellone grande. Ui là, l'ultimo. Ah, questo è bene, questo è bene perché lui conta anche la vita, cioè lui conta le vite che rimangono praticamente. Sì, conta le vite che rimangono là. Sicuramente adesso ho 0 vite, quindi questa è l'ultima effettivamente. Eh sì, però... ma cosa... quello avevo... oh, i coltelli, beh, buono. 20 coltelli, magari posso... ah, che stupido, ma io c'ho... mamma, che idiota. C'ho la barra... c'ho la barra della... vedo la barra della vita del boss. Sarò stupido. No! Che caspita! Tirò la barra del boss. Quella lì. Ma la partita di dopo, riguardo la puntata, gli mancava tipo 2 colpi. Però stupido io. Dai, basta, ok.
Però è fattibilissimo. Vabbè, però lo devo costruire per questa sera è tutto. Io vi do appuntamento, se vi va, a domani. Ciao!